Quella di Kaku Ardai è una storia di lentezza burocratica che non si addice ad un paese civile. 2 anni fa il 34enne ghanese fu trasportato d'urgenza all'ospedale di Bisaccia perché vittima di un gravissimo incidente sul lavoro. Da quel giorno la sua vita resta appesa a un filo per uno stato di coma vegetativo che lo fa restare vigile e in attesa di una gioia alla quale non ha mai rinunciato: rivedere, almeno per una volta, i suoi familiari africani. Un desiderio che il fratello, la moglie e il figlio di Kaku sono pronti ad esaudire, ma restano in attesa da ormai troppo tempo di un visto che tarda ad arrivare, malgrado la mobilitazione di un apposito comitato che ha raccolto perfino 10.000 euro per le spese da sostenere. A nulla finora è purtroppo valso anche l'interessamento di tante personalità, a partire dal vescovo di Sant'Angelo, Francesco Alfano, e il capo della polizia, Manganelli. Finché Addai resterà in vita, tuttavia, non si fermerà la battaglia intrapresa dal popolo dell'Alta Irpinia, guidato come sempre in prima fila dal giornalista Gianni Vigoroso, che questa mattina abbiamo ascoltato per lanciare l'ennesimo appello ad una burocrazia senza cuore che non si mostra sensibile nemmeno al cospetto del dramma di quello che qualcuno sta dimostrando di non considerare un uomo come gli altri. Bisogna sottolineare un dato importante: che Addai sta ricevendo tutto il calore e l'affetto da parte del personale infermieristico, da parte dei medici dell'ospedale, ma questo non basta. Da 2 anni è lì e si sta cercando di in qualche modo di farlo ricongiungere con la sua famiglia. C'è stata una straordinaria gara di solidarietà che ha fruttato 10.000 euro e purtroppo questa è la rabbia maggiore: tutto questo non è bastato. La famiglia è pronta per venire in Italia, ma allo stato attuale non riesce a raggiungerlo perché al Ministero degli Esteri tutto è fermo per quanto riguarda il rilascio del visto. Ecco Gianni, di recente c'è stato anche l'interessamento del capo polizia Manganelli. Ecco, questo visto tarda ad arrivare, cos'è che blocca la procedura per portare i parenti di Addai a Bisaccia? Io credo, almeno da un'analisi insomma che abbiamo fatto anche negli ultimi giorni, che anche tutta la situazione generale che riguarda gli immigrati in Italia abbia in qualche modo rallentato queste procedure. Solo pochi giorni fa ho ricevuto una telefonata dalla segreteria del capo della polizia Manganelli. Mi è stato detto che c'è stato un nuovo sollecito al Ministero Affari Esteri, è stata inoltrata la pratica proprio al dottor Estero dalla segreteria del capo della polizia, e al momento però non c'è stata ancora nessuna notizia positiva riguardo insomma il rilascio del visto.